Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per farvi un video scelto appositamente in questo periodo perché so che per molti di voi, perché ricevo tantissimi messaggi ogni giorno di qualcuna di voi che mi chiede, non so, ma tu come ti sei preparata, eccetera, perché è il video sulla mia preparazione universitaria prima del test, quindi fondamentalmente come ho fatto ad entrare nel mio corso di laurea. E quindi farò una brevissima introduzione per chi non mi conosce, poi dopo partiamo con il video che sarà lunghissimo, ma vabbè. Allora, io sono Matilde, ho 19 anni e frequento il corso di laurea di infermieristica, che fa parte della facoltà di medicina e chirurgia assieme a tutte le altre professioni sanitarie. Chiari e limpidi, perché qua, soprattutto dopo l'ultimo video pubblicato con Peppe su infermieristica e medicina, si è scatenato il putiferio. Anche a proposito di quel video, brevissima parentesi, voleva soltanto essere un racconto oggettivo di, non so, quante ore studio, quando studio, quando avrò tirocinio, domande proprio a domanda rispondo, e invece si è scatenata la folla di infermieri, medici che hanno pensato che noi stessimo offendendo il nostro mestiere, ma vabbè. Chiudiamo qua la parentesi, perché io ovviamente il video lo lascerò, anzi sono contenta perché siamo arrivati a più di 20.000 visualizzazioni, quindi grazie haters. Detto ciò, non parliamo di questo oggi, vorrei appunto illustrarvi un po' le principali tappe che io ho affrontato per entrare a infermieristica. Innanzitutto premessa importantissima, che io non ho frequentato un liceo scientifico. Perché lo dico? Perché una delle vostre prime frasi o gran messaggi che mi mandate sono prevalentemente questi: Matti, che scuola devo fare per poi andare a fare quello che fai tu o in generale medicina? Ragazzi, a parte che non c'è una risposta, perché nel mio corso di laurea ci sono ragazzi che hanno frequentato lo scientifico, classico, linguistico, scienze umane, tecnico, tutti i tipi di scuola, eppure siamo lì tutti insieme e andiamo tutti quanti bene agli esami, quindi non ci sono clausole per poter partecipare, ma l'importante è lo studio, e quindi oggi andrò proprio a parlare di questo. Io ho utilizzato gli alfa test, non li ho qua con me perché li ho cominciati a prestare in giro a persone che ne hanno bisogno, insomma, in questo periodo, ma non c'è granché da perdersi perché sono, cioè vi metto le foto, sono questi per chi non li conoscesse. Quest'anno, tra l'altro, è uscita anche la nuova edizione, quindi la copertina, la mia, è differente. Ma non c'era molto da vedere perché negli alfa test non ho fatto schemi, cosa, ho semplicemente sottolineato, quindi mi dispiace non averli qua fisicamente, ma credetemi che se andate in una qualsiasi libreria li trovate. E ovviamente li potete sfogliare, guardare, eccetera, quello che ho fatto io. Perché ho scelto alfa test? Molto brevemente, se devo essere sincera al 100%, andavano un po' di moda, tra virgolette, nel senso che piuttosto che la Editest, piuttosto che la Hopli o la Edizioni Simone, insomma gli alfa test sono quelli di cui ho sentito più parlare, e quindi io incoscientemente mi sono lanciata sulla folla, nel senso ho preso quelli. E altro piccolo segreto, che sono molto sincera a dirvelo, li ho comprati in blocco soltanto perché avevo i soldi di Renzi, il bonus dei 500 euro ai 18 anni, eccetera. Ma se avessi dovuto tirare fuori di tasca mia 100 euro per gli alfa test, non li avrei tirati fuori perché erano eccessivi. E adesso vi dico in cosa erano eccessivi. Allora, sicuramente proprio la base, ciò che dovete avere, secondo me, è ovviamente il librazzo, quello enorme della teoria. Lì, per entrare a medicina o a professioni sanitarie o in generale in ambito medico, insomma, l'alfa test di medicina, odontoiatria oppure delle professioni sanitarie,
è organizzato in chimica, logica, matematica, fisica, biologia. Io vi nel titolo metterò anche medicina, ma nello specifico adesso vi parlo molto 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 di professioni sanitarie, perché è quella in cui poi sono realmente entrata, perché ho fatto due test, ho fatto il test di medicina e di professioni sanitarie. Quello che andavo a fare era appunto sottolineare, leggere, studiare dal libro della teoria. E perché vi dico che gli altri secondo me erano un po' superficiali? Perché un altro importantissimo è quello, secondo me, dei 6500 quiz. È completamente fatto di domande e quello l'ho fatto praticamente tutto, tranne fisica, perché dopo vi spiego il motivo per cui non l'ho fatta tutta. E gli altri due sono, nel senso che uno era il libro sulla simulazione dei test, praticamente erano 6 test, 6 prove di verifica simulate, quindi un test vero e proprio, 6 però, l'altro dei quiz con la risposta sotto, quindi la risposta e la giustificazione alla risposta. Due appena citati, potete anche non prenderli. Chiaramente se volete avere il top dei top prendete tutto. Però vi posso assicurare che i miei erano praticamente vuoti. Perché? A, perché il libro della simulazione del test, sì, è un vero e proprio test, ma vi assicuro che non ha niente a che fare con il vero giorno dell'esame. Sensazioni, paura, ansia, il tutto non è simulabile a casa, secondo me. Stampatevi la parola secondo me in testa, perché la ripeterò mille volte, anzi eviterò, ma è tutto soggettivo. Tanto che a volte entra gente che studia un mese, non entra gente che studia 8 mesi. Questo magari è per il metodo di studio sbagliato. Quindi i libri che ho usato sono questi, appunto. Mi sono procurata un quaderno, io ho preso questo. Adesso, tornando indietro, forse userei un portalistini, quei quaderni con le carpette trasparenti, perché era più comodo magari, ma al momento avevo preso questo di Tiger, che adesso vi sfoglierò insieme a voi. Avevo scritto preparazione universitaria e come vedete adesso, vabbè, qua c'erano proprio le basi, perché io ero partita dalle basi. La membrana cellulare, questa era biologia e praticamente mi ero messa a fare una sorta di appunti, praticamente come se fosse a scuola ma a casa. E quando facevo tutto questo, o nei momenti, ovviamente ho cominciato verso gennaio-febbraio, tipo ogni tanto magari la domenica, nei momenti in cui non avevo cose da fare a scuola, ma adesso vi posso ammettere che era veramente difficoltoso studiare per la scuola, quindi per la maturità, e fare questo. Chiaramente io verso maggio ho proprio chiuso gli alfa test, perché non avevo assolutamente il tempo di fare anche questo. Poi dopo ho praticamente smesso, quindi questo, vabbè, era il quaderno con appunti, schemi, eccetera. Era impossibile per me, quindi ho chiuso i libri e ho ricominciato poi dopo la maturità, circa ad agosto. Però tutto questo voleva dire avere letto, riletto, eccetera, per diversi mesi queste cose. Tra l'altro, lo ammetto, non ho praticamente fatto né fisica né chimica, perché praticamente sapevo che il mio test aveva una grande, nel mio test biologia aveva un bel punteggio e anche logica, quindi mi sono concentrata un sacco sulla logica e molto meno nelle altre materie, perché è come per un ragazzo che ha fatto lo scientifico, mettiamo il classico, andare a parlare in tedesco. Cioè, vi assicuro che se non l'avete mai fatta una cosa, partire da zero in così poco tempo è difficile. Quindi, vabbè, di fisica mi ero scritta un po' di formule, le più importanti, di chimica uguale. Eppure il test l'ho passato lo stesso. Con questo non voglio assolutamente dare un cattivo esempio, perché magari non è stata fortuna, però magari non voglio dare un cattivo esempio, però voglio dirvi la realtà dei fatti. Cioè, io queste due materie le ho fatte veramente poco.
A questo proposito, voglio parlarvi molto brevemente di un gruppo di ragazzi che mi hanno contattato per voi. Sono dei ragazzi, un'associazione, diciamo un gruppo di ragazzi che lavorano per potervi aiutare a passare il test di medicina, professioni sanitarie, odontoiatria, medicina veterinaria. Si chiamano ProMed, hanno pagina Facebook, Instagram, vi lascio tutto qua sotto. Sono studenti. E se non ci credete al fatto che sono persone competenti, basta andare sulla loro pagina e c'è un sacco di recensioni da tipo 5 stelle o più. Nel senso che la gente è proprio soddisfatta e i risultati si vedono. Loro hanno sede a Bologna, a Milano e a Napoli, quindi sono tre grandi città comunque, soprattutto Milano e Napoli. So che molti di voi sono del sud, quindi magari Milano è comoda per voi, non lo so, e Napoli, eccetera. E fanno corsi online, quindi per chi non può raggiungere le sedi, e corsi frontali. Allora, i prezzi in questo momento mi sfuggono, ma basta che andate sul loro sito, vedete subito il prezzo. E sono a vostra disposizione per veramente qualsiasi cosa, e i ragazzi sono stracarini. Nella loro pagina Instagram pubblicano, sapete, tipo dei piccoli quiz, consigli, nozioni, sì, questo è tu. E quindi anche, non so, vi trovate magari una domandina in bacheca che non sapete, poi ve la ricordate e magari il giorno del test vi andate a ricordare casualmente di quel giorno in cui su Instagram pubblicarono quella domanda. Sono cose che vi rimangono, no? Per voi c'è degli sconti perché è una sorta di collaborazione e vi sto aiutando a far promuovere i loro corsi. Sul corso online avete 10 euro di sconto inserendo il mio codice, che è PIRIDIONLINE, se non sbaglio. Comunque vi lascio tutto qua sotto. E invece per il corso frontale, codice MATILDE basta, avete 20 euro di sconto. Quindi nel caso siate interessati, visto che tantissime di voi, ve lo giuro, vi farei leggere i vostri messaggi per, se non ci credete, un sacco di voi mi chiedono come ti sei preparata, che corsi hai fatto. Ecco, se non avete la voglia e la, come si dice, la perseveranza di prepararvi da soli, queste sono sicuramente validissime alternative. Altro, sono anche uscite le date degli esami di quest'anno e mi sembra che l'esame di test di professioni sanitarie sia il 12 di settembre, esatto, sì. E tornando brevemente, insomma, allo studio vero e proprio, dopo aver fatto questi schemi, aver letto su AlphaTest, eccetera, ho cominciato a fare quiz. Per i quiz cosa facevo? Prendevo un foglio bianco, avevo tipo quiz numero 1 e accanto la lettera tipo B. A fine giornata prendevo il mio foglio e andavo a ricontrollare tutte le risposte, e quelle giuste le evidenziavo come per dire ok, è andata bene, quelle sbagliate no. In questo modo, dopo un po' di settimane, andavo con il mio bel foglietto a vedere tutte quelle sbagliate, me le andavo a rileggere, ripetermi perché fossero sbagliate o meno. E questo mi ha aiutato un sacco, perché vi memorizzate molto 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 di più le cose. E quindi questo è un consiglio che vi do, insomma. AlphaTest è completissimo come libro, insomma, quindi non c'è molto da dire. Ci vuole tanta 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 determinazione. Per chi mi chiede come l'ho trovata la determinazione, avevo talmente tanta voglia di non rimanere a casa un anno a far niente, insoddisfazioni alla mia famiglia, insomma tante tante cose che messe insieme mi hanno portata a dire no, ok, devi entrare. E soprattutto la più importante di tutte è che io ho desiderato questa professione, insomma, da 2 anni ormai, quindi tutti i costi. E io sono fermamente convinta che se una cosa la vuoi, fai di tutto per averla, quindi in qualche modo ci riuscite se vi impegnate, chiaramente abbastanza. Altre cose che facevo verso gli ultimi magari giorni prima del test era di fare delle simulazioni con il tempo sotto, perché quando siete là al test il tempo vola.
avete l'orologio, ok, ma il tempo vola, non vi rendete conto appunto della velocità con cui passa, magari vi soffermate su una domanda, cominciate a demoralizzarvi e quindi essere già abituati a casa a fare tot cose in tot tempo a me ha aiutato un sacco. Ad esempio, durante il giorno del test io sapevo già che dovevo fare la logica in 15-20 minuti perché altrimenti non avrei avuto altro tempo. E infatti mi è scattata l'allarme in testa, dopo un quarto d'ora ho detto basta, cambia materia, se no ti perdi troppo. Se voi queste cose non le sapete, rischiate di arrivare all'ultimo momento e non aver ancora fatto una materia, magari. E quindi il tempo è molto molto importante. Un'altra cosa che posso consigliarvi per il test è di portarvi una bottiglia di acqua, assolutamente fondamentale. Una merenda, perché è carica di zuccheri, mamma mia. Poi è un delirio, il giorno del test, almeno a Bologna, è stato un delirio. C'era un bordello di gente, siamo entrate alle 8, siamo usciti all'1. Tutto, perché dovete aspettare che tutti consegnino, è stato un delirio veramente. Quindi il mio consiglio spassionato è questo: state comodi, non dovete avere altre preoccupazioni oltre a quella, molto in soldoni. Se non so, per le ragazze una cosa ridicola, ma che invece in realtà può fare, non so, mettiamo che siete nel vostro periodo, imbottitevi del vostro antinfiammatorio, quello che usate per stare bene, evitate qualsiasi tipo di problema, insomma, che si può evitare, perché veramente è un momento molto molto emotivo, quindi ricco di emotività, quindi cercate insomma questo. Detto ciò, questa è stata la mia esperienza, io appunto sono passata, sono entrata al primo colpo, cioè non ho dovuto aspettare altri pescaggi. Ansia, soprattutto prima che uscissero gli esiti, perché ho fatto l'esame il 13 e sono usciti il 28, quindi what the fuck, stavo morendo inside proprio. Insomma, sono entrata e poi tra l'altro con i ripescaggi dopo sono scalata su ancora, insomma, di molti altri posti. Ho fatto anche il test di medicina perché non volevo entrare a medicina, volevo fare una prova, diciamo così, di un test, quindi vedere come fosse la situazione. Quindi vi consiglio sempre di fare almeno più di un test, ci vuole sempre un piano B e anche un piano C se ne avete l'opportunità. E basta. È un momento che non dimenticherò mai della mia vita, perché è stato un passo molto 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 importante, e vi auguro buona fortuna, in bocca al lupo in qualsiasi momento stiate guardando questo video. Ma siamo ancora a febbraio, avete ancora un bel po' di mesi per concentrarvi, insomma. E ricordatevi, anche se so che è difficile, che la maturità è importante, ma il test per l'università è il vostro futuro, quindi cercate di, come si dice qua, barcamenare entrambe le cose, non concentratevi solo sulla maturità adesso, cercate di approfittare di questi ultimi mesi di pace che avrete prima dell'esame per poter fare anche un po' di test, qualcosina insomma, per non ridurvi all'ultimo momento. Detto ciò, io vi mando un bacio, vi ringrazio per aver visto questo video, qualsiasi domanda qua sotto, vi lascio ovviamente la pagina di Promed, fateci un pensierino, perché se sapete di non essere in grado di fare tutto da soli è una buonissima buonissima opportunità. Detto ciò, ci vediamo alla prossima e basta, buono studio, ciao!